ordini. Ci siamo? Irene Grandi, abbiamo parlato tanto di Toscana come terra di grandi artisti, navigatori, scienziati, ma anche di grandi scenografi, di grandi cantanti, di grandi cantautrici. Ti ringrazio e mi annoveri fra queste personalità toscane. La Toscana, devo dire, insomma, ha avuto grandissimi artisti da molto tempo, forse adesso c'è anche un po' di decadenza, direi, però insomma siamo contenti di essere qua per la festa della Toscana e in realtà anche proprio per presentare un nuovo progetto. Devo dire che la Toscana e Firenze in particolare si distingue proprio a volte per essere una città innovativa che prova a comunque portare nuove idee e nuove proposte. Oggi sono qua alla Festa della Toscana proprio in occasione della creazione di un nuovo studio, nonché spazio multimediale proprio e scuola di musica, che viene creata proprio dai miei collaboratori, anch'essi toscani, che hanno iniziato con me la mia carriera e che hanno portato tante cose belle nella musica italiana. Irene Grandi cosa sta lavorando? In questo momento, non si può dire. progetti per il futuro, di solito si dice in questo momento. Altra domanda riserva. Beh, come passi il tuo tempo? io faccio musica, quindi molto tempo lo passo a provare, a scrivere, devo dire che ultimamente ho fatto questo, diciamo, crescita, perché mentre fino a poco tempo fa, diciamo, mi distinguevo più come interprete, nel prossimo lavoro che sto preparando ci sarà anche tanta mia composizione, soprattutto come autrice. Grazie, ma sei brava a improvvisare. Grazie.